L'edificio è fra i più importanti monumenti della città di Lentini, non solo per la sua grandezza e per il suo sfarzo, ma anche per i personaggi che hanno contribuito alla sua realizzazione. Due furono i protagonisti della realizzazione di quest'opera, il barone Giuseppe Luigi Beneventano e l'architetto Carlo Sada, che modificarono e ingrandirono l'edificio. Siamo alla fine del XIX secolo, il periodo della rinascita del palazzo, che ancora oggi è una grande testimonianza di molti secoli di storia della città di Lentini. Giuseppe Luigi Beneventano IV. Nato a Carlentini il 13 novembre 1840 da una famiglia nobilissima. I suoi avi furono principi della corte di Federico II di Svevia. Proprietario di molti palazzi, fra cui l'edificio qui davanti, nel febbraio del 1893 il barone incaricò uno degli architetti più famosi del tempo, Carlo Sada. Carlo Sada ha progettato numerosi monumenti in Italia, tra cui il Teatro Massimo di Catania, dedicato a Vincenzo Bellini. I lavori furono iniziati ma mai completati. L'organizzazione esterna dei cortili è di forte richiamo allo stile mediterraneo. Le sorti di questa antica dimora però stavano per cambiare. Nel 1976 il comune di Lentini acquistò il Palazzo Beneventano all'asta, dopo problemi finanziari della famiglia. Il palazzo si trasformò da antica e fastosa dimora a deposito per i mezzi della nettezza urbana, passando così da nobile residenza a palazzo della spazzatura nel giro di un decennio. Diversi sono stati gli usi impropri della struttura, da canile comunale ad abitazione abusiva per gli sfollati e successivamente palestra per i vandali, i quali hanno distrutto e rubato gran parte del palazzo. A seguito di due finanziamenti per il recupero della struttura, il Palazzo Beneventano riapre alla città il 7 maggio del 2016. La riapertura del palazzo è stata possibile grazie ai volontari dell'Associazione Italia Nostra Lentini. All'evento, oltre alle autorità civili e religiose, erano presenti centinaia di cittadini colmi di entusiasmo nel rivedere uno dei monumenti più importanti della città. Da oltre 3 anni il Palazzo Beneventano è diventato il Museo delle Persone, aperto a tutti, offre numerose possibilità. Da centro per le arti contemporanee al luogo di convegni, conferenze, mostre, laboratori creativi, collaborazioni scolastiche, visite guidate e molto altro. Nell'aprile del 2019 si aggiunge un nuovo tassello alla storia del palazzo, l'inaugurazione del nuovo InfoPoint e Bookstore. La ristrutturazione di quest'area del palazzo è stata possibile grazie a tutta la comunità, la quale, contribuendo alle attività dell'organizzazione, ha migliorato uno spazio dedicato all'accoglienza del pubblico. La stalla è uno degli ambienti più grandi e più affascinanti di tutto il palazzo, un ambiente per metà cavato nella roccia e per metà costruito. Mantiene al suo interno delle importanti testimonianze del suo antico utilizzo. Sono presenti infatti la mangiatoia e parte della pavimentazione originale in pietra lavica e ciottolato. Su una delle pareti della mangiatoia sono presenti 2 fori, utili per riempire la mangiatoia di fieno direttamente dal fienile. La colombaia è certamente uno dei luoghi più importanti, proprio perché, oltre che fienile, come nel suo ultimo utilizzo, è stata ancor prima una latomia di notevole importanza archeologica. Suggestivo e incantevole, una testimonianza tra archeologia e natura, data dalla presenza di numerosi fossili incastonati nella roccia. La scuderia è un luogo che più di tutti incanta per la sua complessività architettonica. Quasi tutto al suo interno si presenta originale, dal pavimento alle mangiatoie, dai muretti divisori ai pozzetti di scolo in ottone. Attualmente sono presenti 8 box, ma originariamente dovevano essere 12, uno per ogni cavallo. Sulla sommità dell'ambiente sono presenti 3 oblò, che servivano agli stallieri per controllare gli animali di notte senza disturbarli. Il canat è una condotta idrica scavata nella roccia. La sua importanza deriva dalla sua lavorazione, tipicamente di impronta araba. Sempre dal progetto di Carlo Sada prende vita l'osservatorio astronomico, un misto tra vari stili, di sicuro l'attrazione principale dell'impianto del piano nobile. La sua torretta, progettata secondo un preciso orientamento, serviva ad alcuni membri della famiglia Beneventano per l'osservazione degli astri. Siamo all'interno del piano nobile, la prima stanza che accoglie i visitatori è la sala da pranzo. L'indizio e il cielo suggeriscono i 4 medaglioni negli angoli e che ci raccontano le 4 tipicità del territorio: la pesca, la caccia, il vino e il raccolto dei campi.
Uno tra gli affreschi meglio conservati, decorato in stile orientale e con un finto cielo nuvoloso che vede il passare di farfalle e uccellini. La sala della primavera, o saletta delle donne, è una piccola stanza decorata in delicatissimo stile Liberty. Sono presenti fontane, uccellini e motivi floreali. Questa sala è dedicata alla musica. Lo si intuisce dalle immagini raffigurate nella pittura del soffitto, nel quale sono rappresentati tutti gli strumenti musicali più importanti: flauti, tamburi, cembali, piatti e molto altro. Questa sala era la prima sala che incontrava un ospite entrando al palazzo. Rappresenta una sorta di carta d'identità della famiglia Beneventano, grazie agli stemmi raffigurati nel soffitto e nel pavimento, uno dei quali ospitava l'araldica di famiglia con l'orso e il leone fronteggianti. Questa sala della musica invece era dedicata agli eventi di rappresentanza, dove in base all'occasione suonava un'orchestra. Che fosse una sala della musica lo vediamo dalla lira incastonata nel pavimento e dalle lire che si ripetono nella pittura del soffitto. È di sicuro la stanza più importante di tutto il piano nobile. Ricca di decorazioni, sontuosa, di blu acceso e nobile, era la sala degli specchi. La sala danzante, dove si incontravano i più importanti esponenti della nobiltà. Si chiama sala degli specchi perché originariamente dovevano esserci diverse specchiere collocate in tutto il perimetro della stanza, utili ad ampliare le dimensioni della stanza creando un effetto ottico.